Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo, puntata numero 10, in totale la 17ª, pensate. Continua il nostro viaggio insieme a voi e oggi parliamo di libri. Eh beh, sì, perché i libri sono molto importanti, no, per la nostra crescita culturale. Ma al giorno d'oggi chi è che ama ancora leggere? Beh, secondo alcuni dati pubblicati dall'Istat, nel 2019 il 40% della popolazione legge libri. Di questi il 77,2% preferisce leggere libri cartacei, mentre solo il 7,9% sceglie libri online o ebook. Poi, nell'anno della pandemia, le persone che si sono avvicinate alla lettura sono aumentate e praticamente 6 italiani su 10 hanno letto almeno un libro. Questo è molto importante, meno male che è andata così. Leggono soprattutto i giovani, pensate che si stima il 54,4%. Beh, comunque si tratta di dati molto più bassi rispetto ad altri paesi d'Europa. Pensate che in Spagna il 60% della popolazione ama leggere e in Norvegia addirittura si arriva al 90%, quindi delle cifre molto lontane rispetto alle nostre. Ma come mai si è poco interessati alla lettura? Beh, il problema si riscontra già in famiglia. Si stima che una famiglia su 10 dichiara di non avere un libro in casa, pensate. A scuola poi la lettura diventa spesso un obbligo e con pena un brutto voto. Quindi bisogna che gli insegnanti cerchino di trasmettere l'amore per la lettura affinché diventi una passione piuttosto che un obbligo. Proprio in questi giorni ha preso il via un'iniziativa molto importante che si chiama Io leggo perché, con l'obiettivo di organizzare una grande raccolta di libri. Chi lo desidera può acquistare un libro e donarlo a una scuola. Così si andrà ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti. Quindi è un'iniziativa molto importante, mi raccomando, andate ad acquistare un libro e donatelo alla vostra scuola. Il mercato dei libri comunque cresce negli ultimi mesi, sono stati venduti, pensate, più di 15 milioni di copie di libri rispetto al 2020, quindi dei numeri importanti, e a questo straordinario risultato ha contribuito sicuramente 18app, ovvero il contributo riservato ai neodiciottenni. Pensate che quest'anno sono stati spesi 75 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso. Quindi è molto importante, meno male, che i giovani abbiano acquistato libri, insomma, abbiano speso questo importante contributo in libri. Molti comunque preferiscono prendere un libro in biblioteca e poi restituirlo. In Italia sono più di 7.000 le biblioteche oggi attive e, secondo alcuni studi, sono frequentate soprattutto da giovani. Bene, poi per concludere vorrei parlarvi del Salone del Libro di Torino. È un'importante manifestazione, quest'anno sono corsa a Torino, pensate, più di 150.000 visitatori e il Salone del Libro è da sempre una bella occasione di ritrovo, no, per tutti quelli che amano leggere, perché ci sono gli stand di tutte le case editoriali e poi si possono fare degli incontri, degli importanti incontri con diversi scrittori italiani e non solo, quindi è importante davvero andare al Salone del Libro. Ebbene, ma a voi piace leggere? Beh, sì, speriamo di sì. Noi abbiamo fatto un po' di domande, anzi, il nostro inviato è andato al mercato di Rivalolo, ha fatto un po' di domande. Vediamo cosa gli hanno risposto. Lei ama leggere e se sì, quali generi preferisce? Non leggo pochissimo, leggo molto sul telefono. No, leggevo una volta, però, perché mi piaceva tanto leggere di notte, cioè di sera quando andavo a letto, però. Se devo fare da mia moglie, ho smesso. Non amo, no, no, leggo poco. Io preferisco i romanzi, in generale. Ma adesso non so, amo leggere, sì. Prima leggevo romanzi, avventure, ora mi piacciono molto i libri di storia, oppure, non so, anche sulla Chiesa, io sono cattolica, quindi mi piacciono moltissimo i libri dei santi, sì. Come libri sono scarso di leggere libri. Preferisce leggere un libro cartaceo oppure un ebook? Né uno né l'altro, perché la vista mi sta nebbiando e non riesco più. No, ma secondo me è meglio leggere su un libro cartaceo, perché c'è più soddisfazione che leggere su un tablet. Cartaceo, mi piace di più. Lo trovo più, non lo so, mi si avvicina di più a quello che sono io, insomma. Lo trovo.
Non mi piace, già sono una poco tecnologica di per sé, quindi preferisco proprio la carta, toccarla. Cartaceo mi piace. I miei figli adorano leggere sul tablet, perché mi piace avere il libro, sfogliarlo, sentire l'odore della carta, mi piace avere il mio libro, ecco. Sì. Sarebbe il cartaceo da leggere, che credo che abbia una maggiore propensione a insegnarti qualcosa di buono, ma quello che si legge su notebook, sui telefonini, quelle cose lì, e la maggior parte sono tutte balle, detto così in parole povere. Ma non leggo proprio a livello di libri, intendo. Leggo notizie, leggo di tutto, cioè apro qualsiasi pagina, ma a livello cartaceo no. Prende i libri in biblioteca oppure li acquista in libreria? Ma secondo uno come si trova bene. Uno anche può anche comprarle ogni tanto andare in libreria e scegliere il libro. Cioè, magari c'è un po' più di scelta in libreria. No, li acquisto e non me le faccio neanche imprestare perché non mi piace. Li acquisto in libreria, sì. Direi acquistarli in libreria. È una cosa molto più sicura dal lato della professionalità di chi scrive quei libri. Ma dipende, anche la biblioteca è un buon appoggio, perché comunque non tutti hanno possibilità di comprare un libro a 15-20 euro, perché il prezzo comunque è quello. No, li acquistavo. Secondo alcuni studi, i giovani leggono molto di più rispetto agli adulti. Come mai? Ma forse perché oggi come oggi, se non sei un attimino, un pochettino più all'avanguardia di tutto, nel lavoro, in tutto, non ci riesci, insomma, secondo me, ecco, poi dopo non lo so. Ma io per esempio ho tanti nipotini, alcuni leggono tantissimo, ho letto quasi tutti i libri di casa, altri non leggono, per cui non è proprio gioco di vero, altri purtroppo sono presi dai questi cartoni o da queste serie televisive, no? Per cui meno male che alcuni leggono ancora, ecco, quindi, e tocca alla scuola chiaramente fare appassionare i ragazzi alla lettura, no? Alla scoperta appunto delle pagine da leggere, ed è bello imparare a leggere, no? E penso che si insegna fin da piccoli, no? Se le mamme raccontano favole, abitano i bimbi la sera, no? a stare un pochino tranquilli, isolarsi un po' dal mondo leggendo, ecco, quella è una ricchezza enorme, ecco, anziché metterli davanti al televisore. I giovani possibilmente hanno la mente più libera e non hanno i pensieri che può avere un anziano, per cui sono più predisposti, penso, questo è un parere mio. Forse perché tra virgolette hanno più tempo, perché io all'età di mia figlia lavoravo già da 10 anni, loro sono ancora magari che studiano e hanno tra virgolette un po' più di tempo di noi. Non so, forse perché vogliono ritrovare quello che c'era una volta, che c'era una volta, leggere il libro invece di stare sui telefoni o sui... secondo me è una cosa migliore, perché sarebbe una cosa bellissima, non che si imbamboliscono attaccati a questi telefoni e a questi cosi qua. Ma bisogna vedere dove leggono, perché leggere i libri non è più come una volta, adesso hanno tutti i tablet e telefonini, non è la stessa cosa. Perché secondo lei è importante una manifestazione come il Salone del Libro di Torino? Per far conoscere chiaramente i libri, anche per trovarsi insieme gli amanti della lettura, ecco, vedere che anche altra gente ama il libro, no? Di far conoscere nuovi testi. Cioè, sarebbe bello che al Salone però facessero sconti sui libri, ma questo è vero, perché uno spera, cioè, lo compro qua, lo pago meno. Perché il Salone del Libro è una cosa che è utilissima, è una vetrina utilissima per chi non sa certe cose, determinate cose, perché ti mette davanti a fatto compiuto su alcuni problemi che ci sono oggi e quelli del passato anche. Ah, è bella, per carità, non facciamocela portare via da altri, perché a quanto pare è molto ambita dalla Lombardia. È importante, perché comunque il libro è sempre una cosa... È sempre una cosa ottima da mettersi a leggere, a fare, insomma, apre la mente. È importante, sì, perché appunto per far ritornare le cose come erano una volta, che una volta si apprendeva, leggendo si apprendeva, adesso con questi videogiochi, ma già meglio parlo di mio nipote che lui prima che avesse il telefono leggeva un casino di libri, adesso col telefonino ha smesso di leggere. Perché c'è gente che gli piace leggere, ok?
Diciamo, io non è che non leggo, leggo poco. Beh, avvicina tantissima gente, penso, no? Anche quelli che magari sono sempre stati un attimino meno propensi a leggere, è una cosa in più per avvicinarli, per conoscere, per vedere, per, penso sia proprio per quello. Poi a chi piace, logicamente, non manca mai, ecco. Io e i miei figli che amano leggere tutti, quindi loro ci sono sempre presenti in queste manifestazioni. Allora, non tutti i nostri intervistati amano leggere, purtroppo è così, dicendo che non hanno tempo. E quelli che invece sono interessati alla lettura preferiscono generi come i romanzi e i libri storici. Tutti dicono poi che leggono volentieri più volentieri sul libro cartaceo rispetto all'ebook, perché è un'emozione unica, diciamocelo, prendere un libro e sfogliarne le pagine. Poi alcuni acquistano libri in libreria, ma altri preferiscono prenderli in prestito in biblioteca, anche per una questione economica. E poi il fatto che i giovani leggano più volentieri rispetto agli adulti è perché sono in una fase in cui si deve studiare e capire la realtà, almeno questo pensano i nostri intervistati. E infine il Salone del Libro è una manifestazione importante perché ogni anno raduna a Torino moltissime persone appassionate alla lettura, questo lo abbiamo già anche detto prima. Bene, concludiamo con una frase, come sempre, e la frase di oggi è di Virginia Woolf, una grandissima scrittrice che ha fatto la storia della letteratura. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. Grazie per averci seguito, a venerdì prossimo. Ciao!